cominciato a giocare a rugby? Qual è stato il tuo primo ruolo? Ci racconti come sei arrivato al Verona Rugby? Allora, io ho iniziato a giocare a rugby a 5 anni, a Falconara, mm-hmm. nella Rugby Falconara. E il mio primo ruolo, cioè come ben sapete nel mini rugby non ci sono i ruoli, però da piccolo mi piaceva fare l'ala, perché ero veloce, capito? Quindi mi mettevo a largo, mm-hmm. correvo, segnavo un po' di mete, così. E mano a mano che sono cresciuto, da Falconara sono passato a Iesi, abbiamo fatto una franchigia con lo Iesi, e dopo da Iesi sono venuto qua a Verona, ho scoperto quel progetto della Verona Rugby Academy tramite un mio amico che ha giocato con me a BC Rugby, quindi niente, sono arrivato qua, ho fatto il provino, mi hanno accettato e eccomi qua. Domanda 2. Hai fatto altri sport? Come mai hai scelto il rugby? Allora, ho fatto altri sport sì, da piccolo, e più o meno dai 4 fino ai 7-8 anni ho fatto ginnastica artistica, nel mentre facevo rugby ho fatto sempre due sport contemporaneamente, e poi ho lasciato perché c'erano troppe bambine, quindi mi vergognavo, e dopo ho giocato a tennis per 5 anni e poi mi sono trovato in un bivio, quindi dovevo scegliere tra rugby e tennis perché iniziavo a diventare grande, quindi dovevo scegliere solo uno sport. Ho scelto il rugby perché la mia passione fin da quando ero bambino. Prendi appunto. Domanda numero 3. Cosa ricordi e che emozione hai provato il giorno del tuo debutto in prima squadra? Debutto in prima squadra ero abbastanza nervoso. Sai, comunque avevo 17 anni, mi sembra, e avevamo giocato un amichevole col Biella e era abbastanza nervoso. Però era una partita amichevole, quindi poi quando entri in campo passa tutta la paura e pensi solo a divertirti e a giocare. E quindi ecco, un po' di ansia prima della partita, però gioco questo sport, appunto. Dico gioco perché giocare è un divertimento, sempre, no? Come mm-hmm. giochi con i giocattoli, giochi a rugby, sei sempre lì per divertirti, quindi mm-hmm. niente, cercavo solo questo. Domanda numero 4. Qual è la tua miglior qualità sportiva? Allora, la migliore qualità sportiva è, penso, la coordinazione. Sono abbastanza coordinato nel fare le cose e quindi questo poi mi aiuta nel fare movimenti per passare il pallone o per calciare o per fare qualsiasi altra cosa, appunto, in movimento. Domanda numero 5. Quali qualità deve avere secondo te un giocatore di rugby? Allora, un giocatore di rugby secondo me, a parte avere tanta passione, questa è la prima cosa, e poi il rugby è uno sport unico, e questo l'ho imparato poco tempo fa, e grazie anche a Fiore, perché ognuno ha un superpotere nel rugby, no? C'è il pilone che magari è grosso, è forte, è pesante, sì. Quindi mi si chiude forte. C'è la seconda linea che è alta e riesce a prendere i palloni. C'è il mediano di mischia che la passa bene, il mediano d'apertura che calcia bene, capito? Quindi non servono qualità specifiche, ma ne basta una per essere un buon giocatore. Come ho detto, anche tanta passione. Domanda numero 6. Chi è il tuo idolo? Nel rugby o in generale? Nel rugby. Nel rugby? Il mio idolo nel rugby è Arrowsmith, penso. Perché è piccolino, capito? Passa molto bene la palla, è un vero esempio di dedizione, di lavoro e questo. Sono anche curioso di sapere chi è il suo idolo in generale. In generale? In generale è Maradona.
Maradona perché sono metà argentino, quindi ce l'ho un po' dentro. Poi è unico lui, ha trasportato una nazione, una città veramente al massimo. È stato il migliore di tutti i tempi. Domanda numero 7. Ti piace stare con gli avversari durante il terzo tempo, anche se magari avete perso una partita? Certo, certo che mi piace, perché con l'avversario poi puoi parlare, ecco, appunto della partita, approfondire magari cose che hai sbagliato tu, o magari parlare col tuo avversario di ruolo e, ecco, dibattere un po' sul match. Magari bersi anche qualche birretta insieme. Domanda numero 8. Ti piace allenare il mini rugby? Sni. No, scherzo. Sì, mi piace molto. A volte siete un po' bischeri, fate un po'. Però no, mi piace veramente tanto, perché mi fa proprio ricordare quando ero bambino e quindi mi metto lì insieme a voi a giocare. Viene fuori proprio quel lato fanciullesco, no? Che è bello, veramente bello. E poi ho degli alunni molto bravi. Che fai così con la mano? Grazie per la disponibilità. Grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Bravo Gabrielino.